Abbiamo due tonni in 4 minuti, ragazzi. E un ravioli, too, yes. Ok, the meat and you go with due rigatoni e one tonnarelli. Yes. Thank you very much. Josh, cook them a little bit less, the rigatoni, okay? 11 is what is written on the box, but make me test at around 8 minutes of the cooking point, okay? At 8 minutes I test, okay? Questo qui che definirlo un ristorante italiano, mi diverte definirlo un ristorante di uno chef italiano. Questo perché possiamo dire che la cucina italiana non esiste, ma che sia una costellazione di cucine locali, perché anche all'interno di una stessa regione le cucine possono variare moltissimo. Quindi diciamo che mi sono voluto imporre di non fare una cucina unicamente romana, che è quella della mia regione, ma di cucinare un po' all'italiana. E ha prevalso anche questa voglia di giocare un po' sulle due identità di questo ristorante, dove comunque si fanno i fondi alla francese, dove si cuoce la carne alla francese, che vuol dire senza sottovuoti, senza roner, la fiamma, il forno, l'innaffio con il burro, anche perché ho passato molti anni di formazione in Francia e quindi ho assorbito parecchio questa influenza. La pasta gioca un ruolo fondamentale per rimarcare questa identità e queste origini italiane, sempre con questo concetto di libertà, perché delle volte ci permettiamo di trattare la pasta in una maniera che in Italia potrebbero storcere il naso. Ma allo stesso tempo ci divertiamo moltissimo anche a rispettare in molti passaggi la tradizione in maniera proprio super rispettosa, che potrebbe essere validata dalla nonnetta di quartiere, che potrebbe dire: sì, questa è la pasta con la bagnata come la facevo io. La pasta ha un ruolo centrale e lo dimostra il fatto che il ristorante è aperto a maggio del 2016, ma 5 mesi prima avevamo aperto già il pastificio, che faceva parte dello stesso lotto, e questo in qualche modo ha messo la pasta anche abbastanza al centro del ristorante. Michele al pastificio arriva anche prima di noi in cucina, fa la produzione per le paste che sono in carta a pranzo e per il bancone. Ogni giorno ci fornisce di ravioli, di tagliatelle, in questo caso oggi saranno di tonnarelli, e di caserecce, che sono i formati che facciamo più spesso. Allora, qua siamo a inizio giornata, questo che vedete uscire è l'impasto base. Parliamo di un impasto 100% semola, su una macchina che lavora con un'alta pressione, quindi l'idratazione viene fatta proprio attraverso questa pressione che la macchina esercita sull'impasto. Adesso Michele sta procedendo a recuperare le due sfoglie base che serviranno per fare la produzione dei ravioli. Passeremo a un'altra macchina, che è la raviolatrice. Come potete vedere, le due sfoglie si stanno incontrando a questo livello qui, la farcia viene inserita in questi due posti, i ravioli poi vengono pressati, cadono. E Michele li separa un pochino, gli dà una piccola asciugata. In questo momento stiamo producendo il nostro best seller, quello che non può mai mancare, che è la ricotta e spinaci. Usiamo una ricotta di bufala e degli spinaci freschi, naturalmente cercando veramente di andare sulla più alta qualità possibile. Dopo averli un po' asciugati, li passeremo leggermente in una semola di riso, perché li protegge abbastanza dall'umidità, e poi sono messi in vendita. Un pochino vanno al bancone e un pochino andranno al ristorante per il servizio di pranzo. Naturalmente noi abbiamo due tipi di produzione di pasta farcita al ristorante: una produzione a macchina e una produzione a mano. Al servizio di pranzo e al pastificio usiamo le macchine, perché siamo su dei volumi molto 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 ampi. Adesso stiamo facendo le mafaldine, in questo caso usiamo lo stesso impasto del raviolo, quindi idratato con parecchio uovo. Nonostante tagliamo con moltissimo uovo, la pasta sarà meno colorata rispetto in Italia, perché questo estremo utilizzo delle uova a pasta gialla che c'è in Italia altrove non c'è, quindi sono molto pochi i produttori di uova a pasta gialla che lavorano completamente in maniera naturale. Preferiamo lavorare con delle uova biologiche che stiamo usando in questo momento, fregandocene un po' di questo aspetto estetico della pasta, perché idratiamo comunque con moltissimo uovo. Essere pastaio non è saper fare una pasta buona. Essere pastai è anche gestire quello che è il post, la conservazione, la gestione. Quindi noi abbiamo risolto questo problema in maniera molto pragmatica, avendo il ristorante accanto. Noi produciamo praticamente pasta a ciclo continuo, come si fa a Roma con la pizza bianca, la pizza rossa. Quando esce la rossa? Quando escono tagliatelle? Quando escono i ravioli? In questo modo, facendone sempre poche alla volta, sempre freschi, si riesce a gestire in maniera migliore questo aspetto molto delicato.
Benedetta sta facendo la produzione di tonnarelli, siamo su un impasto abbastanza spesso che viene poi passato alla taglierina e quindi questa è l'ultima fase, quella del taglio, e verrà messa in servizio per il servizio di pranzo. La portiamo direttamente al capo partito delle paste, che sceglierà la quantità che gli serve per il pranzo e porterà giù in cella frigorifera quella che deve stare per la sera. A Josh, sorridi Josh, il nostro capo partito delle paste per oggi. E come si dice a Roma, questa sarà la morte sua. Come siamo con la quaglia? Andiamo. Questa è un'insalatina di quaglia, peperoni, erizza. Semplice, semplice, senza fronzoli. Allora, qua siamo nella nostra cella frigorifera e risulta abbastanza evidente il nostro lavoro sulle carni. Che sia un pezzo di carne da fare arrostito, che sia una farcia, che sia un ragù, cerchiamo il più possibile di partire da animali interi. Un animale intero ti dà dei piccoli tesori, ti dà un collo che puoi farcire, ci stanno l'interiora. Per esempio le carni che useremo per fare il ragù di cortile verranno in parte da queste anatre, da alcuni conigli interi che abbiamo trasformato. In questo modo si riesce a fare una gestione della carne che si avvicina il più possibile a una maniera etica, non solo nella produzione della carne, ma anche in qualche modo a rispettare l'origine stessa di un piatto. Un ragù non si fa con il carré dell'agnello, ma si fa con tutto quello che resta. Lo stesso discorso sulle carni lo facciamo anche sul pesce. Riuscire a gestirsi le proteine in questo modo è un aspetto molto importante e naturalmente sia una questione etica che una questione economica, che poi era il mood ecologico che avevano i nostri genitori o i nostri nonni, che non lo facevano tanto per spirito ecologico quanto per spirito economico. In questo caso vanno anche a braccetto, quindi è questo quello che ci spinge anche un po'. You're making the pan like frying the ragù. Allora, adesso approfittiamo di un momento di calma pre-servizio per lanciare il ragù di cortile. È un ragù bianco, quindi vuol dire che non è allungato col pomodoro. Casseruola di ghisa, olio d'oliva, noce all'ara del belice. Iniziamo con i tagli di carne del maiale. Qua abbiamo collo del maiale, un po' di quelli che si chiamano a Roma culetti di salame, gambucci. Quindi i tagli che tradizionalmente finiscono nei ragù, cioè gli scarti. Coscio d'anatra disossato e battuto al coltello, faraona dissossata e battuta al coltello. Andiamo a mettere il coniglio, questa è polpa di coscio di coniglio. Mentre lasciamo colorare tutte le parti di carne crude, integriamo la parte mi-cui o semicotta, che sono i fegati del coniglio, dell'anatra e della faraona. Sono stati sciacquati, puliti dalla fiele. I fegatini si colorano in padella e andiamo da parte. Andranno aggiunti all'ultimo momento. Questo è soffritto crudo. Vino bianco secco e aspettiamo che sfumi un pochino. Un ragù perfetto secondo me si vede quando c'è un giusto equilibrio di tre elementi. Un elemento macinato, uno tagliato al coltello e uno brasato. Perché l'elemento macinato ha una capacità di rendere il ragù particolarmente facile a legarsi con la pasta. Le parti più magre tendo a farle al coltello, sempre, perché comunque poi c'è quella consistenza, c'è quell'aspetto anche comunque da pezzetti di carne che rende il ragù particolarmente piacevole. La parte brasata invece è quella che secondo me dà il sughetto più buono. Le parti brasate del ragù sono le spalle del coniglio e i cosci dell'anatra, che cuociono insieme. Quindi iniziamo a incorporare il ragù, il fondo di cottura di questo brasato. Queste sono le verdure di cottura del brasato che abbiamo recuperato e tagliato al coltello, perché se nonna ti vede che le butti, ti viene a cercare in sogno e ti tormenta. Adesso è il momento di incorporare la carne brasata. È asciuttina perché l'abbiamo scolata dal suo fondo di cottura e la andiamo ad aggiungere alla fine, perché altrimenti cuocerebbe troppo. Rimettiamo i fegatini di pollo e coniglio, li aggiungiamo proprio alla fine. A questo punto copriamo e lasciamo andare un'ultima decina di minuti. Dopodiché, come tutte le buone ricette, io consiglio sempre di farlo riposare una notte in frigo. Questi sono i tonnarelli che abbiamo fatto, un brodo di anguilla affumicata, un po' di friggitelli, un po' di acqua di cozze e andiamo in mantecatura. Andiamo a mantecare le paste qua dietro, abbiamo 4 tonnarelli. Sì.
sono degli ingredienti che ritornano in maniera molto costante. Per quanto riguarda le paste di pesce, la cosa che ritorna di più sono i frutti di mare. Per quanto riguarda le paste di carne, molto spesso è l'ovino o l'interiora. O l'interiore di ovino. In questo momento ho moltissimi italiani in brigata che sono dei grandissimi lavoratori e che soprattutto all'inizio sono rimasti un po' stupiti, perché lo vedrete cosa significa un servizio a pranzo qui. Signore, tu si fa tutta la tua bella preparazione, la bella stoccata, pensavi che ti bastasse per due giorni, invece te la annientano nel giro di un servizio. Josh, how long with the rigatoni? 4 minutes, ok. Io sono un grandissimo estimatore del cliente parigino. Il cliente parigino parte con un pregiudizio positivo. È come se venissero al ristorante con parecchia coscienza. Quello che è un pochino più difficile ogni tanto è vedere che, malgrado siano due paesi geograficamente e culturalmente vicini, con tante cose in comune, la enorme varietà della cucina regionale italiana non abbia passato questo confine delle Alpi. Per cui conoscono veramente 10 piatti in croce della nostra cucina tradizionale. E devo dire che il cliente parigino, che potrebbe avere paura di una crotella, se tu ci butti una pasta dentro e gliela leghi bene, tende a lanciarsi e a lasciarsi andare un pochino di più. It's okay, it's ready. Quindi la pasta è anche un veicolo, è anche un vettore per riuscire a far passare certe cose. È qualcosa su cui il cliente si adagia. Il cliente la cerca, la vuole. La pasta è come se tu gli facessi una carezza. Quando parliamo di paste e di salse ancestrali da far conoscere per uscire un po' dai cliché e anche forse dalla zona di comfort, rigatoni, camut con la pagliata. Siamo proprio nella tradizione pura e semplice. Mi sono solo preso un po' di licenza poetica di rinfrescare il tutto con un po' di menta, ma è proprio tradizione, tradizione, tradizione. Le nostre paste raramente sono paste che richiedono coraggio. Se c'è una pasta come oggi a pranzo, abbiamo i rigatoni con la pagliata, metto una pasta in più. Quindi li incoraggio ad andare su un qualcosa di un pochino più estremo, ma non gli forzo la mano. Allora, un rigatone da 12 e un rigatone da 4. Secondo me questa convivenza fra un qualcosa di un pochino più libero con una cucina invece più tradizionale è diventato sempre più naturale, fino a che oggi è probabilmente una delle chiavi del successo di questo posto, oltre alla costanza che siamo riusciti veramente a mantenere. Tonno di Lenza panato alle alghe, fagiolini conditi con una vinaigrette alle acciughe, cipolla fresca di Tropea al forno. Allora, dal 2016 ad oggi siamo un pochino espansi nelle due strade che delimitano il nostro ristorante e abbiamo acquistato un locale che è stato pensato come un posto estremamente festivo. Passerina è veramente una creatura, soprattutto di Justine, mia moglie. È quella che si chiama una cave à manger. Una cave à manger è un posto dove essenzialmente vai per bere vino, ma che ti serve da mangiare. La maggior parte delle cave à manger ti dà dei taglieri. Io avevo voglia di sfruttare questa promiscuità fra il ristorante e questo locale, che permette di inviare veri piatti, in porzioni più ridotte, ma veri piatti, nonostante là possiamo fare altro che scaldare. Eppure qualcosa succede. Il servizio non sempre ridiamo. Abbiamo dei momenti di comunicazione diretta, sala, cucina, 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 sala, sala. Da Passerina volevamo ridurre al massimo questa tensione. E devo dire che la gente l'ha percepita così e è stata la chiave del successo, da questa mentalità, questa visione che ci ha avuto Justine, giustissima, di dire lo stress lì lo mettiamo da parte. Questa è la linea di pasta farcita che facciamo a mano al ristorante. Siamo su una maniera di produrre diversa, quindi questa è una pasta laminata, c'è una forte percentuale di semola di grano tenero e una semola di grano duro semi-integrale. Sfoglia abbastanza fina ma non finissima. Quando la pasta è un velo eccessivamente fino non sento più il dente, non sento più il morso. Qui siamo su un cappelletto, quindi partiamo da una forma tonda che avrà i lembi ripiegati. Questa è una farcia di cipolla confit e sgombro affumicato. Verranno serviti con un brodo freddo di pomodoro e del foie gras marinato. Chiudi a mezzaluna,
prendi i bordi e fai un ombelichino. Quello su cui sono abbastanza fissato è che a me piacciono le paste di formato piccolo, perché ritengo che comunque questo piacere di poter mettere più cappelletti sul cucchiaio non sia una cosa campata per aria, no? A Bologna si dice che ce ne devono stare almeno 6 su un cucchiaio. Sto preparando ora la linea dell'astice, sono degli astici blu di Bretagna, arrivano da Noirmoutier, arrivano 4/6 esemplari freschi tutte le mattine. Noi li andiamo a cucinare freschi tutti i giorni, avremo la parte della coda destinata a un antipasto e la parte delle chele alla pasta. Andremo a preparare una bisque con le teste, con un po' di pomodoro fresco, basilico, timo e un mirepoix di verdure. Ora andiamo a bagnarla per la seconda volta con un po' di ghiaccio. È una parte importante di questa preparazione, perché senza un'ottima bisque non avremmo un'ottima pasta. Sarà la base del nostro spaghetto, dove andremo a ultimare la cottura. Faremo la prima parte di cottura in bollitore e gli ultimi 5 minuti tutti in questa bisque. Ora inizio a preparare il piccione, è un piatto a cui Giovanni tiene particolarmente, è in carta dal giorno 1 e rimarrà sempre in carta al ristorante. Come per l'astice, la preparazione non ci porta a buttare via nulla. Queste sono le interiora che andremo a dividere, andranno poi destinate alla nostra pasta e a seguire abbiamo il piccione intero cotto sulla carcassa. Credo molto in queste cotture ancestrali, che a volte però prendono molto tempo. Se voi pensate che per cuocere un piccione da 650 grammi, quindi un piccione che già inizia a avere una certa taglia, li lanciamo al momento, vuol dire che tu vieni qua, prendi il menù, fa un piccione, tu lo prendi e lo metti a cuocere. Ma se lo cuoci intero, quel piccione ci metterà tantissimo, perché non solo deve cuocere, ma poi deve anche riposare. Qua stiamo innaffiando il piccione, mettiamo il burro di cottura caldo all'interno in modo che il calore arrivi all'interno. Lo scopo è fargli fare il meno forno possibile. Quindi come far convivere la cottura di un piccione intero, non precotto, fatto al momento? Attraverso un'attesa. Come si rende un'attesa gradevole al cliente? Gli si dà qualcosa nel frattempo. Quindi recuperiamo l'interiore del piccione. Burro chiarificato caldo, facciamo colorare un po'. Punta di aceto e andiamo con l'alloro. Le foglie non vanno bruciate, vanno messe alla fine. Facciamo un ragù, quello che a Roma si chiama regaglie, con una base di cuore e fegato di piccione. Buttiamo una tagliatella, ripassiamo la tagliatella in questo ragù di regaglie di piccione e facciamo il piccione in due servizi. Naturalmente poi quella tagliatella sta a te farla in maniera elegante, non coprirla di grassa, non coprirla di burro, non coprirla di sale. Ci vuole comunque una certa mano per far di quella rusticità un piatto comunque elegante. Una volta che ci si è fatto questo bel bagno di rusticità, questa bella masticazione di pasta, la carne sarà pronta, la si disossa alla minute, evidentemente dopo che la carne è riposata, si smonta il piccione in servizio. Carne cotta, la andiamo semplicemente a rendere un pochino croccante dal lato della pelle. Quindi cosce, avambracci, questi li insaporiamo un po' alla brace. Filettino, me lo metto semplicemente qui. Questa è una zona che è un po' calda. La pelle è croccante, è il petto che ne è tagliato. Il piccione è il piatto in due servizi che è sempre alla carta, in tutte le stagioni. Dalla tarda primavera fino all'inizio dell'autunno,
aggiungiamo l'astice. Burro chiarificato, basilico e rosmarino e mettiamo la coda che è cotta un minuto, dentro è completamente crudo. Lo scopo è scaldarlo e lucidarlo appena in un primo momento. Vogliamo lasciarlo crudo al cuore. Quindi questo lavoro si fa mettendo l'astice nella salamandra in mantenimento che scalda l'astice senza asciugarlo e senza stracuocerlo. Successivamente poi lo dividerò a metà per lungo. La parte interna sarà ancora cruda e fredda ma si scalderà semplicemente perché la poggerò nel lato del grasso. Mentre nel piccione c'è prima la pasta e poi c'è il piccione disossato, nel caso dell'astice preferiamo dare prima una mezza coda di astice a persona con una garnitura che cambia, ma che rispetta sempre quell'impiatto, quella cottura e quella concezione più fine dining francese. Selli appena saltati, rabarbaro crudo, adagiamo l'astice, delle bietoline ma veramente praticamente crude. C'è sempre una salsa, magari un bourbon montato, c'è sempre una cura dell'impiatto che in qualche modo dà uno standing particolare. Secondo piatto, pasta secca, aglio, olio, un po' di peperoncino, pomodorini, bisque e alla fine si lega col corallo e con la polpa dell'astice. Adesso Lorenzo sta mantecando la pasta e alla fine, proprio in uscita, andremo con prezzemolo fresco, un goccio di limone e la polpa dell'astice che viene dagli avambracci, dalle pinze e dalle zampettine. Viene messa in uscita così rispettiamo anche la cottura di queste parti che non saranno mortificate da un eccesso di cottura. Anche qui riviene questa generosità, questa rusticità elegante della cucina italiana che in qualche modo ti fa godere, diciamoci la verità. Se tu prendi un astice, lo spacchi in due, lo metti alla griglia e te lo mangi, è buono, ma ti sei perso tutto. Ti sei perso la bisca, ti sei perso la possibilità di buttarci tu spaghi dentro. Cioè, voglio dire, quando noi andiamo a un ristorante giapponese o un ristorante di sushi, non ci aspettiamo tutti il momento dopo le entrée in cui ti servono il pesce crudo. Sì. Quindi, in qualche modo, i cliché non sono campati per aria, sono anche quelli che ti fanno lavorare. Ed è responsabilità di un ristoratore italiano all'estero essere consapevole di questo potere che ha la pasta e di, in qualche modo, integrarlo proprio all'identità stessa del ristorante. Alessandra ora sta impiattando il ragù di cortile, l'avete visto oggi, finito con un po' di santoreggia e un po' di rosmarino e dei galletti saltati al momento. A un certo punto della serata Antoine, il responsabile di Passerina, si fa il giro di tutte le persone presenti e chiede: ma la volete? Le volete due forchettate di pasta? Naturalmente la maggior parte della gente dice sì, offriamo anche un'opzione vegetariana che come al solito sono i ravioli. Viene qua in cucina da Passerina e dice 14 paste per Passerina. Il capo partita delle paste in quel momento lo vorrebbe ammazzare perché sta in mezzo al servizio di qua, però butta la pasta, si mette in un pentolone, si copre questo pentolone, si dice caldo dietro e si attraversa la strada con questo pentolone. Noi poi ci giochiamo anche su, quando i clienti parigini vedono arrivare sto pentolone pieno di pasta e tu gli fai permesso, iniziano a sguazzare nel cliché, la pasta, però alla fine gli fai un ragù con una pasta fresca fatta da delle macchine e da un pastaio, e quindi questo lato di casino, però controllato, per cui in qualche modo metti anche un po' da parte la forma, ma mai la sostanza, e si crea un qualcosa di veramente gioioso. E quindi ogni tanto quando sto qui stressato mi accendo una sigaretta e me la vado a fumare davanti a Passerina per dire vabbè, ma va tutto bene, fondamentalmente tutto va bene. Come avrete capito, non è che quindi l'identità di questo posto sia ben chiara. Spero che questo sia sufficiente a darvi voglia di venire, aspettandovi probabilmente più che l'esperienza gastronomica della vostra vita, un momento di sorpresa, di trovare certe cose decontestualizzate. Ecco, questi salti da un'identità all'altra oggi forse sono l'aspetto più divertente e più sorprendente di questo ristorante. A nome mio, di Giustino e di tutta la squadra vi mandiamo un grande saluto e speriamo di vedervi presto qui da Passerini nel 12° arrondissement di Parigi. Au revoir.